bello vedere tutto quello che c'era dietro e vederti che comunque vada, è bello. Poi ti ho visto in televisione ultimamente su Mediaset. Sì, su Studio Aperto. Ho fatto questa intervista. Insomma, spero che ti sia piaciuta, era un po' informale. E allora, mi pare che siamo... Lei è Francesca, così vi presento. Piacere. Francesca, piacere conoscerti. Piacere mio. Vai, procedete pure, io sono esterna. Tu sei esterna. Allora, cari amici di Sport Piceno, siamo più stazioni, quindi veramente andremo su RTM, che è il canale digitale terrestre Marche, Umbria e Abruzzo, e più un'altra emittente che è Radio Studio 7, e anche sul canale nostro YouTube, perché non ci possiamo mancare anche canale YouTube, e quindi saremo a 360 gradi. Scusa se ti interrompo, è un'intervista video, quindi. Sì, stiamo registrando in video, praticamente. Ah, ok. Il bello del web, certo. Non posso uscire di casa, sarebbe stato bello conoscerti di persona, però in questo periodo no. Allora, Mazzoni, che ti faccio un'altra premessa, il Mazzoni è l'ospedale dove lavoro io, perché io faccio... oltre a questa cosa, perché il giornalismo non rende molto. Allora, hai iniziato la carriera, cioè prende il tuo primo disco, il primo lavoro è nel 2013. Sì. Da lì hai fatto comunque una crescita incredibile. Hai creato della musica, creare musica non è facile, ma soprattutto hai creato poesie. Ti ringrazio, questo è un bellissimo complimento, ti ringrazio. Per me creare musica è tutto, la composizione per me è il mezzo con il quale racconto i miei sentimenti, racconto delle storie, racconto il mio vissuto e cerco anche di trasmettere tutte queste immagini agli altri. Poi, essendo musica strumentale, ogni persona rivive liberamente, diciamo, queste immagini. Ovviamente il pianoforte poi suscita ad ognuno di noi diversi tipi di emozioni, molto personali, e risveglia in ognuno di noi dei ricordi diversi anche. E tu hai, insieme a questi personaggi che come Diascoli, che noi amiamo, che sono Allevi, Dardust, Dario Faini, hai sdoganato finalmente un pochettino che la musica classica da piano ovviamente non è solo musica classica ma anche moderna, certo. Il piano rappresenta un pochettino, sembra che strano, ma come Faini l'ha trasformata in elettronica, tu hai dato quella pace, quella serenità di questo piano che ovviamente a volte è tormentato. Sì, diciamo che il pianoforte già di per sé incute un po' di terrore, lo vedi grande, nero, diciamo ha proprio una fisicità anche, no? Che incute un po' di terrore. In realtà è uno strumento che oltre a quei tasti bianco e neri ha all'interno milioni di colori, milioni di possibilità. E ho cercato attraverso la mia musica di creare un mix tra moderno e comunque uno stile un po' più, diciamo, classico. Non faccio musica classica, l'ho sempre detto. La mia musica è una musica che spazia tra diversi generi e nei precedenti lavori, sia in Giocando con i bottoni che in Room 2401, ho cercato di trovare una chiave romantica anche diciamo di dare uno stile romantico al pianoforte. Per quanto riguarda invece i prossimi lavori, probabilmente sperimenterò anche con altre sonorità, con altri stili, con altri generi. Il pianoforte ha tante possibilità, svariate possibilità, milioni di... Non dobbiamo chiuderci, diciamo, solo in un genere, no? Questo in generale in tutte le cose. Dobbiamo essere pronti al cambiamento e pronti anche al miglioramento, a mettersi in gioco. Room è sicuramente un bellissimo lavoro. E poi
Cioè, veramente ascoltarlo significa chiudere gli occhi e immaginare, puoi immaginare qualsiasi cosa. Ma come nasce questo lavoro in sé, quando Allora, lavori? Room è nato, spesso io non ho il pianoforte quando viaggio, nei miei viaggi, e quindi mi annoto tutto, come spesso sarà strano, ma spesso uso il telefono, il cellulare, per annotarmi delle melodie, perché io sento musica sempre nella mia testa, sento sempre musica e ho sempre la necessità di comunque di scrivere, di raccontarmi. E quando non ho con me il pianoforte, utilizzo altri mezzi. Possono essere anche le semplici parole, quindi immagino delle cose e scrivo proprio con le parole quell'immagine, la fermo. Room 2401 nasce in una stanza d'albergo a Chicago, è proprio la stanza 2401, e sembrerà strano perché c'è cioè, una stanza d'albergo, uno pensa a una stanza settica, no? Una stanza magari un po' più triste, non sei a casa. Invece lì è scattato qualcosa dentro di me perché è cominciata una riflessione personale, un po' come diciamo ci sta accadendo in questo momento in cui siamo tutti, no, chiusi nelle nostre case, siamo in delle stanze. Ho usato diciamo il tempo che avevo a disposizione in quel momento per cercare, ricercare dentro di me e aprirmi anche agli altri. Giocando con i bottoni era il primo album e l'avevo scritto in un periodo diverso, conteneva anche pezzi che avevo scritto a 15 anni, quindi parlava più della mia infanzia e della mia, tra virgolette, giovinezza. Room 2401 parla di una stanza un po' più matura, che non è solo un luogo fisico, ma è anche un luogo spirituale. Ognuno di noi ha una stanza nella quale si ritrova con i propri sogni, le proprie paure, ma anche speranze. E quindi ho cercato attraverso, in questo album, in Room 2401, di parlare di questo, dei punti di forza, ma anche dei punti di fragilità di una persona. Ed è caratterizzato da 14 tracce. Ho inserito anche tre bonus track, Get Lucky, che mi sono divertita a riarrangiare in una versione per piano, Piccola Luce, che era presente nel mio primo album, ma che ho riproposto con il violoncello. E poi, vabbè, all'interno del disco troviamo anche The Departure, che è questa collaborazione con il maestro Michael Nyman, premio Oscar per lezioni di piano. Ed è stata una bellissima, diciamo, collaborazione questa. Abbiamo seguito il tuo periodo di tournée in Cina, che è stato sicuramente molto, molto interessante in fondo. La Cina ti ha portato, possiamo dire che in questo periodo la collaborazione con la Cina sembra strana, ma ci portano le mascherine, ma noi abbiamo esportato te, che hai fatto una tournée incredibile. Noi ti abbiamo seguito sui social ed è stato bellissimo vederti con tanta gente che sotto il palco si emozionavano soltanto vedendo te e il piano. Vi ringrazio di avermi seguito in questa avventura. Ho sentito il vostro affetto, la vostra vicinanza, e questo per me è stato fondamentale perché non mi sono sentita sola, nonostante fossi a migliaia di chilometri di distanza. E sì, l'esperienza in Cina è stata bellissima. Ho fatto quattro tour, tutti sold out. Non mi sarei mai aspettata questo riconoscimento da parte della Cina. Ho trovato persone, come avete visto anche voi nelle foto, veramente calorose, piene d'affetto, generose, con tanti punti molto di vicinanza con noi, con il nostro popolo. C'è un amore per la famiglia, per l'ospitalità, la condivisione, per esempio, del cibo, che per loro è fondamentale, come per noi, no? Cioè, nel senso, la cucina per noi è uno degli elementi fondamentali della nostra cultura, anche per loro è così. Io ho trovato persone incredibili, tante famiglie a teatro, bambini, tutti veramente appassionati di pianoforte, ma anche appunto di questo genere che non è musica classica, è un genere un po' folle, un po' un mix. Quindi sì, è stata una bella. Sarei dovuta tornare ad aprile in Cina,
Purtroppo la situazione, appunto, la conosciamo, è questa e abbiamo rimandato il tour. Il complimento che ti hanno fatto, che ti ha sorpreso di più, o comunque la cosa che ti hanno detto e che ti ha sorpreso di più in Cina. Che mi ha sorpreso di più, sai, loro sono un po' timidi, diciamo, come gli orientali in generale, non ti dicono, non ti fanno dei complimenti diretti, piuttosto si abbracciano, che è una cosa secondo me bellissima, almeno in Cina, in Giappone è diverso, non, il contatto fisico non è consentito, diciamo. In Cina le persone magari, ovviamente anche per problemi linguistici, ti dicono grazie e ti abbracciano, che secondo me è la cosa più bella, perché dentro un abbraccio ci sono già le parole più belle, no? Alla fine, penso sia più la cosa che più mi ha sorpreso, un gesto così spontaneo e così bello, alla fine, cioè, come se fossimo amici, no? È una cosa strana, ma bellissima. Guarda, a questo punto, prima di finire, qual è adesso tolto questo periodo che ci sicuramente c'è un fermo dovuto al coronavirus, di conseguenza è un pochettino un po' strano, ma già stai preparando i tuoi progetti futuri, quali sono, se ci puoi raccontare un pochettino qualcosa Certo. che parte da qui e andremo all'infinito. Dai, sì, sto lavorando a dei nuovi pezzi che appunto sono previsti per un nuovo album, un nuovo progetto sempre con Sony nel 2020. Non sappiamo quando perché siamo tutti in questa situazione, quindi viviamo giorno per giorno, però entro il 2020 ci dovrebbe essere un nuovo album al quale io sto già lavorando, stavo già lavorando. E inoltre ci sarà un nuovo tour in Cina, che questo tour di aprile è stato spostato, probabilmente nell'autunno, quando la situazione sarà più tranquilla. Il 20 marzo avrei dovuto suonare alla Palazzina Liberty a Milano, avrei dovuto fare un concerto, così come tanti altri concerti che in questo momento sono stati posticipati, ma non annullati. Quindi quello che ti posso dire è che non sto mollando come tutti noi, sto continuando a lavorare anche se appunto da casa in una maniera diversa. Partirà diciamo da domani una mia iniziativa direttamente da Instagram, che poi sarà anche su YouTube, dentro la stanza 2401, che sarà una iniziativa che ho deciso di fare, te la dico in anteprima, dalle 7:30 di sera alle 8 di sera, io farò un piccolo streaming per sentirci e per sentirmi più vicina a tutte le persone che mi seguono, anche alle persone che non mi seguono ma che sono in questo momento in difficoltà, perché la musica in questo momento deve aiutare, l'arte in generale deve dare una mano. E deve dare un sostegno alle persone e quindi mi piacerebbe insomma poter dare il mio contributo e dare una mano in questo senso. Quindi aspetto tutti da domani dalle 7:30 alle 8 sul mio canale Instagram che è Real Giulia Mazzoni, dove faremo appunto un po' di musica, parleremo un po', ci confronteremo per una mezz'oretta. No, mezz'oretta. Guarda, intanto noi ti facciamo i complimenti veramente perché siamo rimasti affascinati dalla tua musica. Noi ascoltiamo di tutti i generi, però durante la sera ci fa piacere ascoltare la tua musica perché ci dà quel senso di ci rilassa, ma ci fa felici. Te lo dicevo, chiudendo gli occhi puoi immaginare quello che vuoi. Di conseguenza, tanto se ci fai un saluto per gli amici nostri di tutti i canali, poi noi ti lasciamo e speriamo di rincontrarci, di risentirci prossimamente anche poi in seguito, così ci racconterai anche il concerto che poi avrai fatto a Milano, perché... Certo. E spero anche presto di venire ad Ascoli per fare un bellissimo concerto, di tornare ad Ascoli, perché insomma, è un posto meraviglioso, quindi mi piacerebbe, insomma. Saluto tutti gli amici che ci seguono, che sono stati con noi oggi, appunto hanno seguito questa intervista,
e spero di vedervi tutti e di abbracciarvi come, gli amici, come ho fatto con gli amici cinesi, uno per uno. Mi raccomando, non mollate in questo momento difficile, supereremo tutto, perché noi siamo italiani e abbiamo sempre avuto la forza per di rimboccarci le maniche e di superare momenti difficili. Ciao! Bene, grazie. Sei, guarda, Grazie a te. sei veramente gentilissima e fantastica. Ti Non è, ringrazio. ma veramente, non è per fatto che ci sei tu, ma perché veramente abbiamo ascoltato bene. L'unica cosa che ci dispiace è che non fai i vinili. Perché È vero, Questo guarda, dovresti il secondo me vinile lamentarti con la Sony, secondo me, perché è anch'io sono appassionata di vinili, Il giapponese non ci tiene molto, preferisce più il digitale che l'analogico, ma noi siamo della vecchia generazione che ci piace ascoltare il vinile in tutti i modi. Guarda, anch'io amo tantissimo vinili, anch'io li colleziono, è un altro modo di ascoltare la musica, perché è proprio un ascolto tridimensionale della musica, è come se ascoltassi un concerto dal vivo con il vinile. Il CD mi rendo conto che invece è un supporto un pochino più limitato, però non dipende da me purtroppo, io fosse per me farei solo vinili, però insomma dipende dai miei capi. Allora, noi salutiamo anche la nostra compagna che ci stava ascoltando. Eccola. Dov'è? Dov'è? Dove sei, Franci? Eccomi. Allora, noi ti ringraziamo Grazie, grazie perché Sport a te. Piceno, vi dico, Sport Piceno nasce come progetto nel 2000. In realtà nasce nel 1996 quando nasce l'associazione Ranger Piceni, che ci occupiamo di volontariato. Poi dopo, nel 2003, nasciamo per promuovere lo sport con la disabilità. Quindi ci occupiamo anche di torball, del sport dei ciechi, il basket in carrozzina, lo showdown, quindi tutti gli sport dei ciechi, l'autismo, tanti altri sport ovviamente non sono considerati, e più ci occupiamo anche di cultura, che è la musica, la letteratura, la fumettistica. Quindi, allora, noi vi salutiamo. Grazie, veramente. Complimenti per tutto quello che fate, e complimenti per il vostro lavoro che è importante. Franci, sei viva? Starnutito? La Sono Franci ci ha raffreddata. abbandonato nel È frattempo ci raffreddata. ha abbandonato. No. Sei tutto bene? Sì. Tutto bene, ero molto... Ok. Perdonatemi. Il Allora, bello della diretta. noi vi ringraziamo e ci sentiamo prossimamente, verso il Certo. prossimo, praticamente nell'invernata, in modo tale che ci racconterai tutto quello che poi passerà per il nuovo disco, per il nuovo lavoro, che mi raccomando, noi già lo attendiamo. Abbiamo Dai, già l'ansia di sicuramente. ascoltare. Va bene, grazie mille. Grazie. Ciao Ciao, a Pietro. presto. Grazie. Ciao. Ciao.